In un lungo post su Facebook Luigi Di Maio indica la rotta dei 5 Stelle per il 2016. Andremo avanti e respingeremo gli attacchi, assicura il vicepresidente della Camera che in molti considerano già destinato alla guida del movimento. Sentiamo Mario Franco Cao. Dal paese ologramma di Grillo a quello reale di Di Maio, al buon anno fantasmatico del leader che si sdoppia nel messaggio d'auguri telematico come farà nei teatri a breve nel suo nuovo spettacolo, si affianca la pragmatica agenda per il 2016 di colui che il Financial Times, voce della City londinese, indica come il più accreditato alla successione. I pilastri del nuovo anno, titola il suo intervento sui social network il vicepresidente della Camera, un richiamo alle cose fatte e ai progetti dei 5 Stelle, a cominciare dal taglio degli stipendi che ha consentito al movimento di destinare i fondi alla nascita di nuove imprese. Obiettivo raggiunto oltre le aspettative, secondo Di Maio. Le aziende sorte grazie al microcredito avrebbero dovuto essere 100, sono state quasi 9 volte di più e per il 2016 si punta a quota 1000. E dopo settimane di polemiche a livello locale, con le tensioni ad esempio a Livorno, uno dei comuni più importanti governati da pentastellati, si cita proprio la città toscana per tornare su una delle priorità nazionali, il reddito di cittadinanza, che il sindaco Nogarin avvierà come primo esperimento in Italia. È il simbolo di un nuovo modo di intendere la politica e la società, sottolinea uno dei 5 big del direttorio, che porterà forme più intense di partecipazione dei cittadini. Potranno decidere come spendere i soldi raccolti con le tasse comunali. Di Maio non accenna alle prossime amministrative, non entra nel merito delle tensioni interne e delle ultime espulsioni, accolte polemicamente dai destinatari, la senatrice Fucsia e il sindaco di Gela Messinese, ma ricorda, innanzitutto ai militanti, non siamo un partito ma un modo diverso di essere cittadini. Difenderemo questo progetto anche a rischio di perdere voti da chi crede di poterlo portare avanti a corrente alternata.